Ciao Smartfit, bentornati con me. Oggi sono scalzo, innanzitutto perché così sembro ancora più basso rispetto a quello che già sono, e questo è un dettaglio non indifferente. Secondo, perché siete con me per 15 minuti di allenamento del core, che, aperta parentesi, vi ricordo essere tutta questa zona, quindi l'addome profondo, l'addome esterno che potete toccare, i fianchi e i lombari. Quindi mi piace essere scalzo oggi perché così sento il contatto con il pavimento, col ground. In realtà non c'ho voglia di vestirmi completo, vabbè, dettagli. Ok, allora, per l'allenamento di oggi vi servirà il solito tappetino sul quale spiaccicarvici sopra, una bottiglia d'acqua da 1,5-2 litri, e poi il solito telo sul quale imprimere tipo sacra sindone il vostro schifosissimo sudore lurido santo. Si presuppone che abbiate già fatto riscaldamento. Se non l'avete fatto, vi raccomando, stoppate il video e fatelo, ok? Partiamo subito con un esercizio che in inglese si traduce con insetto morto. Lo so che non è molto poetico, però probabilmente neanche da vedere, però intanto è efficace ed è un esercizio proprio di attivazione del core. Quindi la posizione è questa: gambe e coscia a circa 90 gradi, sollevate quindi la terra e braccia in questa posizione. Vi lasciate guidare dal respiro, vi chiamerò io 12 ripetizioni, in maniera incrociata inspiriamo controllando l'addome e scendiamo con il braccio e la gamba opposti fino a sfiorare il pavimento. Stiamo mezzo secondo e poi soffiando fuori aria ritorniamo in posizione e poi partiamo col braccio e la gamba opposti. Ricordatevi, andiamo a sfiorare e non abbandonare completamente il controllo sugli arti. Pronti? 3, 2, 1, braccio sinistro, gamba destra, via. Inspiro, tengo, fuori, via. Tengo, 2, via. 3 di 12, via. Tengo l'addome, 4, via. 5, via. 6, via. 7. È un esercizio anche evidentemente di coordinazione, non vi preoccupate se vi impappinate. Nini, via da lì. Ancora 3. Nini, per chi non lo sa, il mio gatto, una delle mie due gatte. Ancora 2. Sta giocando con il cellulare, se me lo fa cadere è morta. Pasqua è finita, ma al forno la faccio lo stesso. L'ultimo. Inspiro, tengo. Fuori aria, esta. Ok, bene. Adesso facciamo la stessa cosa ma per 6 ripetizioni di... Nini, vai, via da qua, via, 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 via. Miau, miau, vedi, è lei, ok, via. Tanto mi ha fatto rovesciare Tequila, che è la mia nuova bambola, va bene, fa niente, dopo la sistemo. Dicevo, ragazzi, adesso facciamo la stessa identica cosa, lo stesso esercizio, però dopo le prime 6 ripetizioni distendiamo bene sia le braccia che le gambe, quindi da questa posizione andiamo a distendere le braccia e le gambe, sempre a sfiorare il pavimento. Pronti? Alternati adesso, via. Inspiro, tengo, fuori aria e torno, 1, 2, 3, ancora così, 2, ultimo, e adesso braccia e gambe insieme, via, tieni bene l'addome, inspiro, tengo, fuori aria, 1, 2, tieni bene l'addome, inspiro, 3 ancora, 4, se riesci tocca coi talloni, 5, e chiusura, 6 e stop. Ok, rifiatiamo un attimo, tanto io sono una vergine, quindi vedere la terra così mi irrita in una maniera incredibile, faccio finta di niente. Prossimo, allora adesso vediamo subito 2 esercizi, faremo l'esercizio numero 1 per 12 ripetizioni e poi il 2 per altrettante e poi li uniamo insieme facendo 24 ripetizioni di fila. L'esercizio è questo, quindi siamo in appoggi di equilibrio sul sedere, sull'osso sacro, teniamo una gamba al petto e l'altra distesa sollevata da terra, soffiando fuori aria cambiamo la gamba, suggerimento guardiamo un punto fisso, ok? Respiro, 3, 2, 1, soffio fuori quando porto gamba al petto, 1, 2, tengo intanto le spalle lontane dalle orecchie, 4, 5, ci concentriamo sull'addome, 6, oltre che chiaramente sull'equilibrio, 7, 8, 9, controllo, 10, 1, e stop. Ok, bene. Il secondo esercizio invece
Parte dalla posizione di plank a braccia tese, che è questa, quindi appoggio sulle mani e le punte dei piedi. Da questa posizione inspiriamo, andiamo a ruotare facendo perno sui piedi e su un braccio, tenendo bene l'addome. Stiamo un secondo in posizione, soffiamo fuori aria e poi cambiamo il lato. Anche di questo faremo 12 ripetizioni al mio piano. Pronti? 3, 2, 1, via! 1, 2, 3, 4, movimento sempre controllato, 5, 6, facciamo bene forza anche col braccio, 7, tenere l'addome, 8, come se tu avvicinassi un po' l'ombelico alla schiena, dai, le ultime 3, 2, ultima, e stop. Ok, benissimo. Adesso andiamo a unire i due esercizi senza pausa, quindi 12 più 12 di fila. Partiamo dal primo, gamba sinistra al petto, 3, 2, 1, vai. 3, 4, 5, 6, non perdere l'equilibrio, 7, 8, ricorda di guardare sul punto fisso, 9, 10, 1, cambio, subito in posizione, 3, 2, 1, vai con la rotazione, sempre spalle lontane dalle orecchie, 2, 4, 5, 6, cerca di stare sulle punte dei piedi, 7, quindi non ruotare troppo con le caviglie, 8, ancora, 9, 3, 10, 2, 1, e stop. Ok, molto bene. Respiriamo. Tanto sì, ci stiamo bene coi tempi. Come va? Che domanda, dai, non posso sentirmi. Via pure già. Non ci credo. Vabbè, parolacce non le posso dire, fa niente. Vattene via, via! Ok, prossima accoppiata, ragazzi, adesso vediamo il reverse crunch e il plank. Ve li faccio vedere singolarmente, questi li facciamo già uniti, già insieme. Intanto, se vi può essere utile, mettete un cuscino dietro la testa, se vedete che il collo si accorce, siete in questa posizione. Quindi, mani sotto il sedere, gambe in questa posizione, scendiamo solo con una, soffiamo, quindi tocchiamo con il tallone il pavimento, torniamo, soffiamo fuori aria, staccando un pochino il bacino da terra e cambiamo la gamba. Questo, il secondo esercizio, vi ho appena citato, è il plank, la posizione di partenza è in appoggio sugli avambracci e le punte dei piedi, manteniamo l'allineamento, respiriamo, spalle lontane dalle orecchie, ok? Pronti in posizione, 12 ripetizioni del primo, 3, 2, 1, vai! 1, 2, sfioro il pavimento, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, e cambio, plank subito, ci concentriamo sul centro del corpo bene, via, respiro, 30 secondi, tieni anche se brucia un pochino, deve bruciare un po', madonna quanta terra, vieni, dopo le prendi, non mi chiamano lenta, non posso menarti in diretta, 15 secondi, tieni 10 ancora, forza, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop, ok, benissimo. Nella seconda serie facciamo una piccola variante del primo esercizio, il reverse crunch, al posto di scendere con una gamba e poi con l'altra, muoviamo le gambe all'unisono, ensemble, ok? Quindi, posizione di partenza è la stessa, muovo le gambe e scendo con tutte e due. Se sentite un po' di fastidio e disagio alla schiena, scendete a 45 gradi, non troppo giù. 3, 2, 1, vai! Sempre 12. 3, 4, 5, controllare il movimento, sentite cosa state attivando. 6, 7, un pochino le gambe e l'addome, non vari. 8, 9, ancora 3, 10. 1 e 12, cambio plank,
3, 2, 1, vai! Respira. Qui, siccome non ci dobbiamo annoiare e io sono un po' bastardo, a metà vi dirò via e voi avanzate un pochino coi gomiti, ok? Tutti d'accordo? Perfetto, democrazia è questa, quindi. Pronti? Via! Avanzate appena appena solo coi gomiti. Tieni, stai lì, senti che aumenta? Se hai detto di no, sei un bugiardo e non l'hai fatto, non è vero. Avanti ancora! Dai, 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 tieni, tieni, tieni! 5, 4, 3, 2, 1 e stop! Ok, respira! Rifiatiamo un attimo. Tanto se sorrido ogni tanto, non lo so, tutti non dice, cazzo lì, c'è niente, non fa niente. Ok, allora, adesso chiuderemo con un'ultima accoppiata. Il primo esercizio è un po' più dinamica. Il primo esercizio è un sit-up, quindi vi faccio vedere, ragazzi. La posizione di partenza è questa. Le ginocchia sono a farfalla, i piedi uniti, le braccia lungo i fianchi, lungo il corpo. Sollevo, mi annotolo, soffio fuori aria e vado a toccarmi le punte dei piedi. Se lo sentite un po' difficile, potete chiudere, avvicinare le ginocchia, quindi appoggiare i piedi sul pavimento. E questo è il primo. Il secondo esercizio è l'esercizio vomitino, ok? Non si chiama così, ma tanto ce ne frega del nome. Ed è questo, quindi rapidamente dalla posizione di plank a braccia tese stacchiamo un piede da terra e in maniera alternata portiamo le ginocchia al petto veloce, ok? Faremo 15 ripetizioni del primo e 30 del secondo. Pronti in posizione? 3, 2, 1, vai! 2, 3, 4, 5, 6, arrotolo e srotolo, 7, cerca di mantenere una buona velocità, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, vomitino, 3, 2, 1, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, respira, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 30 per gamba, 15, 30 totali, 15 per gamba, respiro, recupero, come va? Bene, Eni, come va? Vedi? Vedi il gatto bianco, si vede, tequila è qua, mezza rotta. Ok ragazzi, adesso, per vomitare insieme alla fine, facciamo 20 e 20 ripetizioni, pronti? 3, 2, 1, via, su e fuori, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dai, respira, 8, forza ancora, 9, cerco di incitarmi da solo, 10, perché mi viene da vomitare, 1, no, non è vero, dai, 2, sì, è vero, no, devo far finta di niente, 3, 4, 5, voglio vomitare le cose di Pasqua, 6, 7, respiro ancora 3, 8, 9 e cambio, 40 in totale, 3, 2, 1, vai via te, 2, 3, 4, andiamo a chiudere, 6, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Ok, allora la bottiglia in realtà l'ho fatta tenere per bellezza, oggi non l'abbiamo usata, però faceva colore, quindi è carino, va bene. Ok ragazzi, un saluto, ci vediamo alla prossima, si rifiatore, basta, dai, vai via, congeli. Anzi, facciamo il saluto finale, dai, che hai partecipato anche te. Continuate a seguirci sul nostro canale, noi ci vediamo alla prossima con un allenamento strong. Buona serata, buona giornata, buon pomeriggio a tutti, ciao, ciao, ciao.